cose. Buongiorno. Buongiorno e salute. Buongiorno, buongiorno. C'è qualcuno che mi cerca. Buongiorno ingegnere. Mi va a piacere, venite a favorire, io sono. Allora, cosa ne pensate di questa? Oggi un risultato della cosa... scatola. Sì, sì, ti tratta bene. Ti prende dalla gola. Non tutte. Tua moglie ti coccola, è diverso. Io sono coccolato. Esatto che sei coccolato. Ti coccola, tua moglie ti coccola. Domani è sabato e preparo carciofi ripieni con patate. Aha. E una salsina fatta con parmigiano e uovo sbattuto, e si aprono i carciofi e si mette dentro. Lo vedi che ti prende per la gola? Tu dici che non è vero. Lo vedi? Ma io non ho detto che non è vero. Posso sapere come hai conosciuto tua moglie? Mia moglie sul treno. Sul treno. Treno Galeotto. Vi siete incontrati in treno? Milano Gallarate. Un attimo, andiamo da Sissi. Milano Gallarate. E come ti ha abbordato lui? Ero con mia cugina. O sei stata tu ad abbordare lui? È stata lei. È stato un colpo di fulmine. Ma tu c'eri, scusa, sì, che ne sai? Ero presente, sì. Era la mia cugina. Facciamo raccontare a Sissi. Era mia cugina, ero con mia cugina, e allora ci siamo messi a parlare. E vedevo che questo signore ti guardava. Rideva. Allora io mi sono arrabbiato un poco e gli ho detto, ma scusa, perché ridi? E così da una parola tira l'altra ci siamo conosciuti, poi lui mi ha detto dove abitavi, io ero dalle suore. Ah, eravate tutte e due a Milano? E lui era provincia di Varese, io pure, però eravamo distanti. E poi ti ha chiamato lui al telefono? E poi mi ha cercato e... siamo innamorati. Andiamo da lui. Allora, l'hai cercata? Come? Ho sperato tante cose. Lui è stata corta. Com'è stata? Dimmi. Racconto. Racconto. E poi lei ci siamo lasciati sul treno? Ho detto, vi posso accompagnare a casa che io ho la mia madre. Ah, ecco. Ah, che cavaliere. Sì, lui già sapeva longa. Quale cameriere, quale cavaliere. Poi c'era la cugina. E tu dovevi scegliere, non era una cugina? No. No, tu avevi già buttato gli occhi su di lei? Allora, no, ho puntato gli occhi. Ho conosciuto due persone che erano calabresi, sai, quando si incontrano calabresi. Poi li sento parlare dialetto proprio a Milano, uno dice, E io mi sono messo a ridere perché dico, ma scusate, cercate di essere più italiani. Siamo più sbrigativi. Italiani. Allora, li hai accompagnati a casa, giusto? No, non li ho accompagnati perché la cugina. Non voleva. Lascialo stare perché la cugina. Non si fidava. Visto che sei un broglione, cosa ha detto? E invece ho detto, va. E quindi? Visto che lei era così, a lei l'ho vista più... diciamo più rilassata, più tesa. E quindi come è andata a finire? Poi la sera l'hai accompagnata? No, poi l'hai lasciata lì e lei mi ha detto, io ho messo dalle scuole. Le scuole io sapevo dove erano, però ogni tanto passavo di lì. Non l'incrociavo mai. E come l'hai rincocciata allora? L'hai incrociata Dopo un anno e più. Dopo un anno addirittura. L'hai rincontrata. Stava scendendo giù. Ah, zitti che non si sente, se no. Allora stava scendendo giù. Veniva in vacanza in Calabria, capito? Io stavo scendendo giù. Ah, un'altra volta tuo treno. Allora fu un destino. Ero già lì con le mie amiche, così che scendevamo. Lei mi vede da lontano. Lei si ricordava. Aspetta un attimo. Sì, allora tu ti ricordavi di lui dopo un anno. Sì. Quindi vi siete rivisti in treno. L'ho chiamato Cutroni! Ma lui non era di Crotone. Ma lui si è presentato come uno di Crotone. Perché era della provincia di Reggio lui. Era della provincia di Reggio.
però no, non è che è sbagliato persona, no? No, no, lui è di San Mauro Marchesato. Ah, ecco. E quindi in treno vi siete dati il telefono, cambiato il telefono o qualcosa? Nel treno, poi dopo torniamo a lui. Torniamo a lui. Allora lei era ancora buio nella stazione, perché noi eravamo in un compartimento già alla fine del treno. E lei mi chiama, lei, ma chi è questo che mi chiama? Cutronisi. Arrivo vicino. Mi fa sentire, perché non viene a stare con noi? Perché? Dice, ma c'è il posto qua. Ah, sei stata tu ad abbordarlo allora. È stata lei. Che non c'è. È stata lei. E allora? Tu ti sei fatto abbordare. Sì, ho già preso il posto per sedermi. Era un compartimento all'epoca erano divisi i compartimenti, quelli di Taranto, quelli di Cotone. Io ho preso un compartimento di Taranto. E c'era lì una ragazza pure che Vabbè, non raccontiamo i dettagli. Alla fine avete fatto questo viaggio insieme. Salgo sul treno con lei, prendo la valigia, la sposto. Dice, ti sei spostato di scompartimento. Finisce il viaggio e quindi ci lasciamo il numero di telefono. Di telefono. E la prima telefonata chi l'ha fatta? Io. E cosa gli hai chiesto? Scusa, ma come stai? Come non stai? No, no, ma quando è che sali così? Perché lei è scesa giù e mi stava sapendo. Come state cominciando a parlare? Ma la dichiarazione, quando gliel'hai fatta? Nessuna dichiarazione. E che c'è Gesù? Mi vuoi fidanzato? Quando gliel'hai detto? No, non gli ho detto niente così. E com'è stato? È il primo bacio, il primo bacio. Il primo bacio. Ci siamo date quella sera, ci siamo ben visti, no? Vi siete rivisti poi? Quando vi siete rivisti? Prima di quando, in quel viaggio verso giù vi siete già baciati. E che? E dove, Mucciù? Di nascosto? Però Mucciocca, le piace, le piace sta signora. E quindi, quando ti ha detto mi vuoi sposare? No, ma sposare non è che... poi dopo, quando è lei... diciamo è salita, poi lì abbiamo cominciato a stare insieme. La convivenza, avete fatto la convivenza? No, la convivenza l'abbiamo fatta dopo. No, convivenza in che senso? Perché già eravamo decisi a sposare. È normale. Perché io poi sono sceso giù con lei. Sono sceso giù con lei. Questo in un secondo momento. In un secondo momento, poi qui abbiamo conosciuto. Non è vero allora quella cosa che i genitori dietro non mi fanno uscire. No, erano genitori moderni. No, qua eravamo davanti. Era moderna. Moderna. Pasquale Carella non era geloso. Pasquale Carella non era geloso. No, Pasquale. Dopodiché abbiamo deciso, poi siamo risaliti e abbiamo fatto tutte le cose. Vediamo se ti ricordi il giorno che vi siete sposati. Il 29. 29? Dicembre. Nel 1000? Il 96. Complimenti. Nozze d'argento. Complimenti. E quando è nato il figlio? È stata una gioia. È stato un divertimento. Ho saputo che l'hai chiamato come tuo fratello. Come mio fratello? Perché? È perché il concetto era questo. O chiamarlo Michele o chiamarlo Antonio, ma lei, dato che siamo stati nella chiesa di Sant'Antonio di Padova, così qua, mio padre lo chiamavano pure zio Antonio, e allora che il nome se l'è portato. Senti, torniamo al giorno del matrimonio, ti ricordi com'era vestita lei? Io con la petta da sposa. Era bella con la petta da sposa. Tutte le Sì, chi era più emozionato, tu o lui?
Lui era più emozionato? Lui è più emozionato. Adesso vediamo che era un'altra cosa più importante. Il primo litigio, te lo ricordi? Sempre litigio. Quando avete litigio. No, lei te lo ricordi tu, sì. Sempre. No, gli hai perdonato tu sempre tutto? Sì, ma no, lui si è comportato sempre bene. Ah, sì. La verità. E tu te lo ricordi il primo litigio? Sì, per tutte le volte litigavo. E per quale motivo? Per parlare. Allora, però ti coccola, ti prende dalla gola. Lei sa come fare. Mi fa arrabbiare e poi. Ti conosce bene. Vediamo se ti conosce bene, vediamo un attimo. Qual è il suo colore preferito? Nero azzurro. E il piatto preferito? Il risotto alla pescatora. È vero? È verissimo. E il piatto preferito di tua moglie? Io e lei abbiamo un colore in comune, fucsia. Fucsia. E il piatto preferito di tua moglie? Fucsia, il colore che mi piace a tutti. Mangia tutto? Mangia tutto, mia moglie è una... Mi posso offrire un cioccolato in amaro? Che mangia tutto. Mi posso mangiare. Allora, posso offrirti un amaro oppure... Grazie, no. Buon proseguimento. Grazie. Buon tutto. Ci vediamo per le nozze d'oro. Va bene. Auguri. Grazie, tanto saluto per tutti quanti amici. A tutti i fans. I fans, i primi. Alla fine di tutta questa intervista cosa dobbiamo dire? C'è posta per te. Ma no, datevi un bacio. Datevi un bacio. Ma non così, un bacio tra innamorati. Ecco. Ma sulla guancia, no. E un bacio in bocca, certo. Datevi un bacio. No, adesso, datevi un bacio. No, non guarda nessuno. Ecco qua.